Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Monleale e tra poco chiederemo a tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese un difetto e un pregio proprio di Monleale. Andiamo a sentire. Pregi ne ha tantissimi Monleale, perché abbiamo un supermercato disponibile, abbiamo la banca, abbiamo tutto. Difetto io non ne vedo, devo essere sincera. Quindi pregio il fatto di avere molti servizi a disposizione. Servizi a disposizione del cittadino, perché sono molto importanti, tipo un Gulliver, che per i vecchietti, gli anziani dei paesi qui, che sono perlomeno la maggior parte sono anziani, hanno bisogno di un punto di riferimento. Perché io per esempio ho la macchina e vado se ho qualsiasi cosa, perché purtroppo l'ospedale è a Tortona, tutte le assistenze sanitarie sono a Tortona, ma almeno avere un riferimento come il Gulliver, la farmacia, una banca, c'è tutto. Un difetto non le viene in mente niente? No, in questo momento non mi viene in mente, c'è tutto. Monleale c'è tutto. Hanno un comune a disposizione, tengono un punto Enel per gli anziani che non possono andare magari a chiedere, a fare le cose a Tortona eccetera, perché per noi Tortona è il punto di riferimento più grosso, insomma le cose si fanno di solito lì, per cui qua c'è tutto. Un difetto non troviamo, tra l'altro c'è anche il Volpedo frutta che è pericolo, che è a Monleale. Che è a Monleale. Lei è di Monleale di nascita oppure adottata da Monleale? No, io sono di Volpedo. Ah, quindi dall'altra parte del ponte. E vengo qua in pratica due volte al giorno a fare la spesa, perché qua troviamo tutto e va bene così. La banca pure, perché quella che c'era a Volpedo è stata chiusa, perciò siamo nella banca di Monleale, anzi ce ne sono due, perciò non c'è niente da dire. Il bar c'è, farmacia, c'è tutto. Pregio, la gente è tranquilla. Quindi con cittadini. Sì. Difetti, un po' più di manutenzione alle strade. Quindi andrebbero riviste un attimino, risistemate le strade? Sì, secondo me sì. Di qualche zona in particolare oppure no? Io parlo per le frazioni, siamo più su di 5 chilometri. Grazie.